Allora, ragazzi, ben ritrovati. Oggi ho fatto un video in cui vi dicevo due chiacchiere, così molto leggere, nulla di speciale, nulla di spettacolare. Però oggi pomeriggio poi c'è la conferenza stampa di UEA e la analizzeremo intorno a sera. Infatti il video uscirà abbastanza sul tardi rispetto alla conferenza e quindi poi facciamo altre due chiacchiere fatte bene. Però in realtà oggi a quanto pare deve andare così e quindi video leggerini, un po' anche visto il caldo, va bene così, cerchiamo di non agitare, non muovere troppo il cervello, però la conferenza stampa di UEA, durata una decina di minuti scarsi, non è stata niente di eccezionale. Per dovere di cronaca, noi siamo comunque qui a commentarla, vi leggerò le risposte che ha dato il calciatore americano che ha risposto alle domande in inglese, tranne la prima a cui ho voluto rispondere in italiano ed è stato veramente molto simpatico, molto bello, segno che comunque papà UEA, papà George in casa aveva comunque portato questa sfumatura linguistica che è tornata utile e spero che possa tornare utile anche in stagione perché, come vi dicevo nel video di stamattina, Rabiot ha sottolineato come Allegri parli soltanto l'italiano e con UEA sta facendo un pochino da traduttore. Infatti c'era il dubbio, ma parlerà in inglese o parlerà in francese? E quando è partito in italiano io mi ero andato a fare tutto un viaggio e ho detto oh, bravo, parla già in italiano tutta la conferenza. Invece no, si era preparato una prima frase. È stato sicuramente qualcosa di molto simpatico, carino e anche dolce, perché il ragazzo mi è sembrato in questa prima risposta in italiano un pochino timidotto anche, non un calciatore professionista per il momento, non nel senso che non lo sia, però mi ha dato l'impressione di proprio di uno di quei ragazzi che si affaccia per le prime volte a questi livelli e quindi non ha quella conoscenza, quella tranquillità anche che potrebbe avere invece un giocatore veterano o comunque con tanti anni di club importanti alle spalle. E quindi la prima frase in italiano di UEA è stata: sono molto felice di essere qui con la Juve, è una benedizione per me e per la mia famiglia. Grazie al club per questa opportunità, sono molto onorato di essere un bianconero. Veramente molto molto bello. Mancava soltanto ciao a tutti belli e brutti, però ci sarà modo per dirla ancora quella frase. E poi tutte le altre invece le ha analizzate in inglese. Dice: venire alla Juve è stata una scelta molto semplice per me quando ho scoperto che erano interessati. Io volevo fare la mia storia qui e far parte di questa organizzazione. Mio papà mi ha sempre sostenuto ed è sempre stato tifoso della Juventus. È stata una coincidenza, ma sono molto contento e orgoglioso di essere qua. Ora, pensare che il figlio di UEA, ex milanista, ma comunque tifoso della Juventus perché la sappiamo questa storia, giocherà nella Juve, il figlio di Thuram che ha fatto una vita alla Juve, è una parentesi, è una buona parentesi al Parma, giocherà nell'Inter, che Cuadrado dopo 8 anni di Juve giocherà nell'Inter, che Lukaku forse andrà alla Juve anche se secondo me iniziano ad abbassarsi notevolmente le chance di un trasferimento di Lukaku alla Juventus, poi vediamo però. Mi pare di capire così, beh, siamo all'interno di una serie abbastanza particolare. E quindi godiamoci anche questi figli d'arte e questi trasferimenti inaspettati, perché comunque il calcio racconta sempre delle storie molto molto intriganti e queste secondo me lo sono alla perfezione. Sono anche molto curioso di vedere UEA iniziare a giocare con la Juventus, anche solo banalmente gli amichevoli che andremo a fare in America, perché io non lo conosco, l'ho visto giocare soltanto al Mondiale, dove comunque giocava in un ruolo diverso da quello che probabilmente farà alla Juventus. Ne ha parlato comunque anche oggi. Dice: arrivare qui era un mio pensiero, è una grande sfida da professionista. Devo lavorare e ascoltare tutto quello che il coach avrà da dirmi, così come quello che avranno da dirmi i miei compagni. Proverò a spingermi al massimo anche oltre i miei limiti. Quando mi diranno di andare, sono pronto per partire. Vedete, frasi fatte, abbiamo poco da commentare. Mi viene un po' in mente la conferenza stampa di presentazione di Artur alla Juventus, che alla fine della conferenza disse: ragazzi, si è detto praticamente niente di che. E proprio oggi Artur è vicino al trasferimento, molto molto vicino al trasferimento alla Fiorentina, sembra quasi tutto fatto e quindi la Juventus perde un pezzo che l'anno scorso sembrava impossibile da spostare, dopo una stagione praticamente fuori dai piani del Liverpool, è tornato a Torino, ha rinnovato il contratto per sfumare l'ingaggio e adesso andrà a Firenze. E quindi vediamo quando si ufficializzerà il tutto.
Nella scorsa stagione ho scoperto un nuovo ruolo, appunto, il terzino, che mi viene comunque naturale e ho cercato di adattarmi. Voglio ascoltare anche in italiano, e torno un po' fuori dalle parole di Rabiot di ieri, i consigli per adattarmi il più possibile in difesa. Poi, qualunque ruolo sceglieranno per me, io ci giocherò per essere a disposizione della squadra. La mia posizione preferita comunque è quella di esterno. Immagino alto, perché lui comunque nasce esterno alto, lui nasce come un giocatore offensivo, ma appunto nella scorsa stagione ha scoperto di trovarsi a suo agio anche come terzino in difesa 4, cosa che secondo me non gli verrà richiesta alla Juventus in questo momento. Gli verrà richiesto di essere il tornante di una difesa a 5, quindi quando si difenderà dovrà fare una doppia fase, e quindi credo che lo vedremo in quel ruolo, perché ripeto, secondo me la Juve ripartirà dal 3-5-2, quindi sono curioso di vedere se in quella posizione potrà trovare anche delle vibrazioni positive per essere il titolare della Juventus, perché lui dice: è una grande responsabilità sostituire Cuadrado, è una leggenda e un mito di questo club. Ora, tutte le cose belle e buone che si potevano dire di Cuadrado io in questo momento le eviterei. No, adesso sto scherzando, anche oggi un ragazzo mi ha detto: ma cosa ti aspettavi che dicesse Cuadrado? Ma no, ma Cuadrado è normale che dica quelle cose. Poi a me fa strano e mi danno fastidio, perché ovviamente era un giocatore quale ero molto legato dopo 8 anni alla Juve, e vederlo all'Inter un po' da fastidio, e queste sono cose che non posso nascondervi, però UEA ci fa capire che comunque Cuadrado è stato un giocatore importante per lui anche dal punto di vista ideologico. Infatti dopo dirà che si ispira proprio a Cuadrado, ma ne parleremo dopo. Guardando le sue giocate, quello che ha fatto qui è stato grandioso, posso essere ispirato da lui e ovviamente anche dai miei compagni di squadra. Lavorerò duramente, è una grande sfida, ma sono pronto. Ecco, lui continua a battere su questo chiodo, del lavoro, dei limiti, del superare, del fare il massimo. Queste sono un po' le caratteristiche di questa conferenza stampa. I primi giorni qui sono stati fantastici, è un gruppo che si prende cura di chi arriva qui. Ci sono tantissimi amici, mi porterà vantaggi e benefici, voglio spingermi al massimo. Jonathan David è uno dei miei migliori amici, mi ha fatto delle domande, gli ho detto che alla Juventus deve essere pronto per lavorare sodo. Ora, io non credo che Jonathan David oggi possa diventare un nome di mercato della Juventus concreto, per quello che ci stiamo dicendo un po' di tempo a questa parte. Mercato della Juventus in ingresso è chiuso, lo ha ufficializzato anche Giuntoli. Se partirà Vlahovic, allora poi se ne potrà parlare, così come Lukaku può essere un'opzione, magari può essere un'opzione anche Jonathan David, che è un suo amico, che a quanto pare comunque qualche chiacchiera l'hanno fatta anche lato Juventus, quindi significa che anche il ragazzo probabilmente sarebbe onorato magari o volenteroso di provare un'avventura di questo tipo, e quindi mai dire mai. In questo momento la vedo abbastanza difficile, però è così. Voglio tornare un attimo sul discorso del gruppo, perché lui parla di un gruppo che si prende cura di chi arriva qui, tantissimi amici. L'altro giorno ho visto una foto pubblicata, non mi ricordo a chi, sui social, e c'erano tantissimi giocatori della Juve di quest'anno, tra cui Paredes, che non fa più parte della Juve, si erano ritrovati tutti insieme per questa cena. Ecco, significa che probabilmente il gruppo l'anno scorso era abbastanza solido e quindi sono rimasti molto legati e si trovano bene anche al di fuori, cosa che non è scontata, che i calciatori si trovino bene anche fuori dallo spogliatoio, proprio assolutamente no. Dice: tramite mio padre e ovviamente per seguire i miei compagni ho seguito comunque le partite, immagino, della Juventus. Poi dice una cosa che non condivido, però è giustissimo che lui la dica, perché sarà carichissimo in questo momento. Dice: la Serie A è uno dei campionati più belli al mondo, se non il migliore. No, la competitività è alta, il livello del calcio anche, sono onorato di essere qua e sono pronto a imparare tutti gli aspetti di un campionato eccezionale. Allora, che la competitività, la competizione sia elevata in questo momento è un dato di fatto, proprio perché tutte le squadre, meno male, sono intorno a quel livello. Il fatto che negli ultimi 4 anni ci siano stati 4 vincitori differenti, Juve, Inter, Milan e Napoli, ne è la dimostrazione. Che sia il campionato più bello del mondo, il migliore del mondo, no, assolutamente, non c'è neanche bisogno di specificare il perché, però sicuramente per un ragazzo che ha giocato nel campionato francese e che aveva il papà che giocava in Serie A e che giocava in una squadra come il Milan, ma il papà comunque ti fava Juventus, arrivare a Juve, arrivare in Italia, arrivare in un campionato del genere, sicuramente è una gran bella soddisfazione. Poi dice: mi ispiro a Cuadrado, ha delle caratteristiche simili alle mie per posizione in campo e per tipo di gioco. Proverò a trarre ispirazione dalle sue giocate, voglio vedere e analizzare i suoi movimenti e imparare da lui, anche se questa frase sembra quasi che lo possa fare tramite un allenamento. No, non lo puoi fare, Tim, mi dispiace, è andato all'Inter, non si può fare.
Sono molto giovane, ho margine di miglioramento, spero che l'allenatore mi aiuterà giorno per giorno. Sono lieto di mettermi a disposizione. Ora di Allegri ne parliamo perché Weah ha speso appunto alcune parole su di lui. Dice: innanzitutto arrivare qui e incontrare l'allenatore è stato bello, è una grandissima persona e dal punto di vista tattico può migliorare il mio gioco. È molto accurato, attento e preciso durante gli allenamenti con ciascuno dei suoi calciatori. Mi ha detto di imparare non solo da lui, ma anche dai miei compagni di squadra, e questo è un consiglio molto importante. Mi ha detto di divertirmi, di essere aperto a quello che accade. Sono contento di essere qua, spero di migliorare e diventare un calciatore migliore. Questo è assolutamente l'augurio che abbiamo tutti, anche perché io credo che in questo momento Weah sia il titolare della Juventus lì a destra. E è un giocatore che forse è strano, no? per essere un titolare di Allegri, un giocatore, perché sono così fuori fuoco, okay? Un giocatore che comunque è ancora molto molto giovane e non ha così tanta esperienza ad alti livelli, quindi qua dovrà essere, secondo me, bravo Allegri a cercare di puntare su di lui e migliorarlo. Poi se arriverà un altro giocatore titolare al posto di Weah, Weah sarà riserva, io questo non ve lo so dire. Ad oggi è così, quindi Weah è stato colpito da questi primi giorni da parte di Allegri, si è trovato bene. Vediamo se Allegri sta lavorando nello specifico per avere titolare questo giocatore. Il 22, che è il numero che ha scelto, è una vecchia storia, è anche il giorno del mio compleanno, è infatti nato il 22 di febbraio. È il primo numero che mia madre mi ha messo addosso appena iniziato a giocare a calcio e mi sono ripromesso di portarmelo dietro in ogni avventura, in ogni club nel quale andrò. Quindi questa è la spiegazione del numero, queste sono le parole di Weah. Ripeto, il ragazzo mi è sembrato molto tranquillo, molto legato anche alla famiglia e molto rispettoso, perché mi è sembrato veramente tranquillo, un ragazzo tranquillo, che non è così scontato in un mondo come quello del calciatore professionista, a maggior ragione se sei così giovane e inizi ad avere qualche soldino in tasca, il rischio di montarsi la testa c'è ed è elevatissimo. Non mi sembra il caso di Weah e ora sono curioso di vederlo in campo, perché qualche allenamento l'ha già iniziato, qualche clip durante l'allenamento l'abbiamo già vista, però poi quello che conta davvero sono le partite. Ragazzi, un abbraccio, noi ci vediamo domani, spero con qualche contenuto un po' più corposo, perché ripeto, oggi abbiamo fatto una dieta di contenuti, dai, siamo stati bravi, poche calorie.